Ciao, in questo secondo video, il primo lo trovate qui o in descrizione, vi mostro altri volti reali dei personaggi della serie Netflix Narcos. Partiamo subito da Poison, uno dei sicari che lavora per Pablo Escobar. Lo ha aiutato a costruire il suo impero e ha contribuito alla formazione del famoso cartello di Medellín. Horacio Carrillo, leader delle forze colombiane incaricate di abbattere il cartello creato da Escobar, in realtà non esiste. Si crede sia ispirato dal colonnello Hugo Martinez, il quale era stato incaricato di dare la caccia a Escobar. Eduardo Mendoza è il ministro della giustizia e consigliere del presidente Gaviria. Raúl Méndez è César Gaviria, economista diventato presidente della Colombia. Gabriela de la Garza è Diana Turbay, la giornalista colombiana rapita dal cartello di Medellín. Fernando Duque, politico e avvocato colombiano, era conosciuto per la sua collaborazione con Pablo Escobar, rappresentandolo in politica e come suo avvocato. Adán Campto è Rodrigo Lara Bonilla, avvocato e politico colombiano, assassinato dietro ordine di Pablo Escobar. Stephanie Sigman interpreta Valeria Vélez, la giornalista colombiana amante di Pablo Escobar. Questo personaggio è basato sulla persona reale di Virginia Vallejo. Gilberto Rodríguez Orejuela, leader del cartello di Cali, è uno dei principali rivali di Escobar. Ed infine Pacho Herrera, il signore della droga colombiano che ricopre una delle cariche più alte del cartello di Cali. E con quest'ultimo confronto abbiamo terminato anche questo secondo video di curiosità. Se vi è piaciuto lasciate un commento ed iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video. Ciao!